Secondo lei il Giuda Iscariota, come lei l'ha chiamato, dov'è? Chi è? Ma sono termini che si usano in aula per dare l'idea della situazione. Evidentemente di aggettivi di questo tipo oggi li potremmo usare non solo per uno, ma per diversi membri del centrodestra. Però non sta a me dirlo, sarà la popolazione a giudicare. Io sono coerente, vado fino in fondo e non sono assolutamente disposto a vendere né la mia dignità né il mio orgoglio, ma specialmente a vendere la comunità che rappresento per giochetti di potere assolutamente inconcepibili e che in qualche modo tendono ad accordi con una SVP attenta solamente a portare a casa il suo risultato e non a guardare l'interesse della nostra comunità. Sì, è una vergogna, si deve essere sinceri qua, mi dispiace, devo anche scusarmi quasi davanti al popolo, perché la Presidente che abbiamo votato o che è stata votata oggi, non da noi ma dagli altri, ha perso 11.000 voti di preferenza e è diventata la numero uno. Sì, non è una Presidente giusta per il nostro Consiglio. Non è stata eletta, voluta dagli elettori, ma è stata arrivata in Consiglio provinciale tramite una sentenza giudiziaria, pertanto siamo convinti che non ha l'idoneità per coprire questa carica importante, di questo siamo profondamente convinti. Io mi sento come uno che ha ottenuto qualcosa per il gruppo italiano, quindi non per me personalmente, non per il mio partito, ma per il gruppo italiano, perché siamo riusciti insieme ad Alessandro Zì a riportare temi molto fondamentali per il gruppo italiano e per tutti gli abitanti di questa provincia, temi molto importanti come toponomastica e apprendimento della seconda lingua nelle scuole, ad un tavolo di confronto. Noi ovviamente apprezziamo i consiglieri che fanno un passo istituzionale corretto, però non è che adesso ci si può vendere dei meriti che non si hanno, perché questo è certamente scorretto. Ecco, è stato il PD che ha ottenuto il rinvio della toponomastica e la discussione per il plurilinguismo, non è che adesso vogliamo per questo un monumento, però insomma bisogna riconoscere come sono andate effettivamente le cose. Il PD voleva una contrattazione autonoma, siamo riusciti a fare lo sgambetto, in questo caso possiamo dirlo, al Partito Democratico, impedendo che questo avvenisse, cioè che si ritenesse, sostanzialmente si ritenesse toponomastica e insegnamento della seconda lingua una prerogativa esclusiva di un rapporto privilegiato e preferenziale solo del Partito Democratico con la Volkspartei. Quindi mi pare un grandissimo risultato. Se poi Donato Seppi preferisce invece andare a braccetto con Eva Klotz, Sven Knoll e Freiheitlichen, si accomodi pure. Noi abbiamo soltanto accettato le richieste istituzionali che sono venute sia dal PD che da parte del PDL per discutere ancora sulla toponomastica, per discutere anche sul bilinguismo, e siccome noi siamo stati sotto questo profilo istituzionalmente corretti, abbiamo chiesto la stessa correttezza anche agli altri. Se qualcun altro ha fatto il tentativo di far fallire il numero legale e non ci è riuscito, non si deve per questo arrabbiare troppo, insomma. Ci sono tante persone che non sono contenti con la situazione come adesso, per cui bisogna parlare e sono sempre pronta a parlare, però vorrei dei cambiamenti, chiedo, domando dei cambiamenti.